2 dell'Euro Formula Open dalle Castellecchi, dove le aquile volano basse, vola basso però anche Liam Lawson, che stala un po' in partenza e si vede fregato da Marino Sato in partenza. Il bruttissimo contatto con il compagno Yuki Tsunoda, tutti e due riescono comunque a rimanere in pista ma lasciano via libera agli alfieri di casa Teo Martin, con Guilherme Samaier e Lucas Danner, che si insignano sul podio virtuale, ma riesce subito a riprendere la posizione Lawson, almeno la terza, nei confronti di Danner, che va anche al confronto diretto con Lundqvist. La foratura invece che mette fuori dai giochi Rui Andrade, pilota di casa Drivex. E qui il confronto fra Callan Williams e Aldo Festante, con anche Billy Monger che è parte della battaglia. Si vede anche Artem Petrov del team RP Motorsport, che vedrà invece il ritiro poi di Pierre-Louis Chauvreux, che è il pilota francese che era qui nella gara di casa. Il sorpasso per la seconda posizione di Liam Lawson, che va a cercare di richiudere il gap con Marino Sato, però ormai è salito ad oltre 3 secondi. Ecco qui il pilota francese che deve invece dire addio alla sua gara di casa. Linus Lundqvist è protagonista del sorpasso ai danni di Yuki Tsunoda, che gli vale il secondo posto della classifica rookie, nonché la quinta posizione assoluta a fine gara. Un vero e proprio dominio in solitaria da parte di Marino Sato, che è partito benissimo dalla piazzola seconda in griglia sul lato sporco e regala al team Motopark la seconda vittoria consecutiva, nonché la seconda doppietta, grazie anche a Liam Lawson, che vince la classifica dei rookie ed è anche il primo leader della stagione 2019 dell'Euro Formula Open.